Ebbene, amici fratelli della congrega, mi sta larga questa maglia, mi sta stretta questa vita che ci opprime, non so se per voi è così, oppure vivete spensieratamente, divertendovi sempre, vita naturalmente. Questo non sarà un video sul cinema, o forse sì, o forse sarà più cinematografico di altri video. Il titolo è esemplificativo del contenuto, quale? Un video vacuo, vuoto, come la mia vita che va riempita, o qualcosa va inserito. I falò devono inserirsi. Dove? Ora è stato designato, partiamo con grande calma, questo film, Beetlejuice 2, siamo seri per aprire il Festival di Venezia, qui andrò, mi tocca questa responsabilità, questo onore, ma anche onere, non ho una grande voglia. Tra l'altro devo sbrigare alcune faccende burocratiche. Allora, partiamo col divertissement, poi ci immergeremo in film più impegnati, impegnativi, anche, autoriali, anche se Tim Burton, ecco, lo pronuncio come lo pronunciate voi, Tim Burton, che ha inserito Monica Bellucci, è un autore. Leone d'oro. Uomini, fumiamo e riflettiamo sul tempo. Sul tempo trascorre, che passa, sul passato, sul nostro vissuto che spesso non viene visto o veduto per creare la riva tracciata dal prossimo. Oggi pomeriggio guarderò anche un nuovo Beverly Hills Cop, quarto. Saga involontariamente inaugurata perché non si pensò potesse avere quel successo clamoroso, il capostipite, così forte da originare, da obbligare il produttore Jerry Bruckheimer, obbligare tra virgolette, non contento di produrre questo franchise, obbligare il produttore, finanziatore, patrocinatore, ecco, a continuare. Le altre due regie di John Landis, qui uno sconosciuto che esordisce dietro la macchina. Ma come parla bene questo? Parla bene e voi non mi date a bere di essere una persona. Di essere una persona, io non sono una persona. Sono uno spiritello porcello, no. Questo Axel F. che sta per figa, no? Fury, sottotitolo, c'è anche Kevin Bacon, attore famoso. La prima regia di Martin Brest, regista di Scent of a Woman, remake tanto bistrattato, criticato, Al Pacino fu oscarizzato, Oscar immeritato, diciamo stronzetto. Scritto questo film, questo remake di quel film di Dino Risi, un interrogasmo. Dallo stesso sceneggiatore di Qualcuno no, sul nido del cucuculo. Quanta gente mi prese per il culo, sì. E a tutt'oggi mi considera Jack Nicholson il finale di questo masterpiece, lobotomizzato, no? Sono un tipo strampalato su internet. Sono ritornato al mio antico furore. Alle mie vecchie passioni, uomini che non siete passionali e non vivete di tutto cuore la settima arte, ma anche una donna da penetrare, da godere con fervore. Martin Brest, regista anche di Mi presenta Joe Black, film insopportabile, da me mai terminato, proprio un soporifero noioso come me. Quando mi perdo in digressioni, nel superfluo,
e nell'essere oltre che frotico, sinonimo di Fantastico. pleonastico, anche pletorico. E poi vige la retorica, la retorica. La mia ritrovata ars oratoria. Ora uomini. Uomini. È lì che andremo a parlare. E di questo voglio parlare, di cose. Dell'amore, delle nostre passioni, in senso lato, anche B. Del falò in passato inculato, del riso ingannato, coglionato, adesso più che mai, rovinato, freddura. Allora, fa freddo oggi, clima plumbeo. Martin Brest, allora, dimenticato un film, una piccola dimenticanza. Mentre questo libro, Il commissario Falò 3, spero che presto, anzi spero presto uscirà, su Audible, da me recitato, mi hanno promesso entro la fine di giugno, di lui. Parte dalle ricordanze di Giacomo Leopardi. In effetti io sono afflitto da sempre, dall'essere proprio leopardiano, essere incarnato in lui, ritratto io, che dagli altri vengo ritratto. Quindi ritratto, participio passato da ritrarre, e ritratto nel senso di quadro pittorico, no? Vengo ritratto come essere pittoresco, no? Come ratto, come topo. Ma a me piace la topa. E questa vita rattoppata, questa vita che subì degli intoppi. Martin Brest, allora, c'è un altro film. Poi è sparito. A proposito, Beverly Scop, la Pumarola Cop, chi va la Cop, chi va l'SU. Vabbè, io sono il commissario, Axel è un poliziotto, tenente, sergente, tenente colonnello Frank Slade, torniamo. Fissato, insomma, in resto, no? Lui, il regista del primo. Frank Slade, Scent of a Woman, no. Martin Brest, ah, come potevo dimenticarmi di Midnight Run, prima di mezzanotte, prima, diciamo, vera incursione nel genere comedy, nella commedia, da parte di Bob De Niro, che poi avrebbe preso gusto anche troppo, avventurandosi in film considerati anche dai suoi aficionados non all'altezza della sua statura recitativa. Allora, poi domani la memoria dell'assassino a proposito di Al Pacino, piccolo ruolo, per questo esordio registico di Michael Keaton. Knox Goes Away, che viene citato. In questo libro è stato pubblicato un, ne arriviamo al titolo del racconto pubblicato, in questo video. È stato pubblicato un mio racconto. Io non fui creduto quando ebbi una sorta di illuminazione, resuscitai. Ora potrei suscitarvi ilarità e attirarvi la vostra delusione. Ma c'è un racconto, anzi, ce n'è più di uno, ci sono vari racconti. Il viaggio onirico di un uomo nero, innanzitutto non per sottovalutare sulla strada. Di chi è, parlo del libro, ma credo che sia importante, soprattutto per il sottoscritto, smentire l'errore distorsiva mitologia secondo cui le esistenze di noi tutti siano paragonabili o sono paragonabili a un viaggio metafisico e non. Ma non è di questo di cui ero venuto a parlarvi, parafrasando, citando Clint Eastwood di Per un pugno di dollari. No, anzi, è proprio di questo di cui ero venuto a parlarvi. Al mio muro non piace la gente che ride, ha subito l'impressione che si rida di lui. Ma se mi promettete di aiutarmi a trovare il racconto, potrei perdonarvi. No, allora, ma c'è un indice? Questo è l'indice? Questo è il dito medio? Questo è il mignolo? Uomini?
Abbiamo vari racconti. La nebbia non c'era, di Guido Giacomo Corsi, l'astronave di Marina, cioè della Marina Militare. Come è possibile associare la base, forse aeroportuale, con qualcosa di spaziale? No, no, di Marina è il nome. Io sono Geoffrey Marino, è il cognome. Poi c'è anche il nome Marino. C'è chi la scuola Marina e chi ama Marina Re. Ancora canta e canta. Una bella giornata al campo. Dovrei leggerlo questo racconto. A proposito di volo, passa l'aereo, mi ha disturbato, mi stanno impappinando. Non so se riusciate a udire questo rombo. Silenzio, avete udito? Avete udito o siete sopra? Avete l'udito o avete udito? Avete lo fatto? Avete le palle, le papille gustative? Siete uomini di buon gusto? Di taste? Come direbbero gli americani? Allora, idrovolante. Allora, qui c'è un altro mio racconto. Il volo pindarico. Il primo folle volo. Ah, perché per forza. La raccolta si chiama Figli di Icaro. Poi ci sono i figli di puttana, voi. Ci sono gli acari, ci sono gli acari. Poi ci sono quelli ipocriti che ti prendono per il culo, ma sì, ma scherzavo. Ciao, caro. Allora, volteggiare, ipotesi di volo, poi abbiamo avuto anche ipotesi di complotto. Ecco, sul complotto andrò a parlare. Anche il mare piange, ma non è questo. Vabbè, c'è un'altra raccolta in cui è contenuto un mio racconto inserito anche nel Genius Pop, la versione originale. Il racconto pubblicato, non qui, sistemiamo, uomini sempre sistemati, con la panza piena, forse pensionati, ecco. Con accortezza, precisione millimetrica, il falò mette a posto, maniera simmetriche. Allora, le simmetrie, le simmetrie. Dicevo, mi sono perso. Ecco, nel geniuspo.com/blog, perché barra blog? Perché dovete cambiare dominio, non può essere stato combinato dagli altri. Gli altri vogliono avere il predominio, vogliono surclassarti e sopravanzare. Ma andiamo avanti. La mia vita messa sotto sopra, ritornata. Ritornata come quella di 11, che c'entra? Ma sotto sopra, Stranger Things, quando uscirà la quinta stagione? Ok, riuscite a capire queste associazioni? Una lezione spurgata, no? Depurata di troppe parentesi, no? Troppe descrizioni apparse all'editore ridondanti. Quindi su Genius Pop digitate Gangs of New York, non mi ricordo come titolo, come intitolare questo racconto, anche perché ci sono varie versioni. Vabbè, versione di latina greca. Alfa sigaretta. Il fumo aumenta il rischio di cecità. Una balla. Allora. È vero. Dall'età di 14-15 anni, per via di mie scelte radicali, dal mondo dei miei coetanei, degli estranei, e fui proprio preso per il culo forte, forte. Ma nel 2002-2003 andai a Roma, avevano da poco inaugurato, proprio quella sera, fu quella dell'inaugurazione, l'auditorium, e presentarono Gangs of New York. Vidi da lontano Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese. Che mi crediate o meno, troverò la mini VHS con la quale registrai, però eravamo lontanissimi. Non vidi Cameron Diaz perché non era presente e voglio essere un po' demenziale, deficiente. Io Joker, col papillon, come Jim Carrey in The Mask. Si presenta questa tutta scosciata,
E lui, un po' imbarazzato, tergiversa, scherza. Ma poi sarà spumeggiante con lei? Ci sarà lo schizzo? Dopo essere stato ficcante? Questa è un po' la risata da Torino a Colle, ex doppiatore di Eddie Murphy, perché ex perché è morto. Voi non la vedrete mai quella di Cameron Diaz? Beh, non è un grosso problema, adesso a una certa età gira pochi film, però ancora se ne gira, e una donna c'è. E io fui preso in giro. Ma trovatomi lì, adesso voglio essere leopardiano poetico. È molto vero, no, non sarò menzognero, sarò estremamente sincero. Andai con mio padre, sì, perché Roma era distante, io l'ho già patente da parecchio tempo, ma non si fidò ad affidarmi all'assistenza sociale, no? Ad affidarmi la macchina per un viaggio sulla strada, ma non il libro di Jack Kerouac. U.S., va bene? Lì vacillai, barcollai, mi sentii male. Perché? Perché, è vero, soffrì di molte patologie, oltre a essere leopardiano tuttora. Fui un tipo bermaniano, schivavo le persone, anche perché la gente mi schifava, mi consideravo un lebroso. Ma perché non conduci la vita proprio ai suoi coetanei? Ma che schifezza questo fallatico! Ma ti piace la figa? Ma non parla mai di amore, di passioni? Ecco, mi ricordo che andai a Roma, una gita scolastica, l'unica veramente importante della mia vita, anche perché poi mi tolsi delle opportunità importanti. Quando frequentai le scuole medie, e non ero affetto da nessuna patologia, addebitatami dagli altri, perché c'è la suggestione, la gente vuole suggestionarti, la gente vuole capire, ma come mai? Non è come gli altri, per fortuna, per fortuna. Ringrazio il Dio, sebbene siate io, di non credere in lui e di non aver creduto a questa gente, di essermi poi ribellato, violentemente, e patì un calvario, ma non parlerò di questo. Già me ne parlai il commissario Fanon in tanti miei libri, in cui oltre all'ispezione avvenne i vergai di me in merito a una profonda introspezione. Patì molto l'immaginazione, la delusione. Ricordo quando andavo alle scuole medie e andai, costrinsi, i miei genitori non volevano che andassi a Roma. Poi tornai, c'è anche il video Noir Night, ma quando fu intervistato, quello che è stato anche picchiato, poveretto. Andai unicamente perché c'era una ragazza che mi piaceva. Anzi, diciamo che mi piacevano tutte. possiamo fare nome e cognome? O nomi e cognome? Allora, si chiamava, si è sposata con quello che era un mio amico dell'elementare, un mio amico. Piero, di nome Piero. Lei? No, lui. Hanno avuto dei figli. Tiziana, facciamo il cognome, no. Poi c'erano due Debora con l'H. Sì, a proposito di Monica Bellucci, no? È vero. Facciamo nomi e cognomi. Allora, Debora Lopresti e Debora Marchesini. Poi c'era un'altra, Silvia Corigliano, che abitava in una via qua vicino. Via Antoniotto Uso di Mare. In quel periodo studiavo soltanto per farmi una bella, per fare bella figura. Studiavo fino a mezzanotte. E da lì che il mio cervello cominciò a spappolarsi, a sgretolarsi. Ecco, ero un tipo già un po' porcello, o uno spiritello. Naturalmente per risparmiare, l'insegnante con cui andavamo di storia dell'arte, prenotò, se preferite, in un albergo a basso costo. Allora io dormì assieme a Luca Lombardi, col quale poi mi iscrisse al liceo scientifico, e un tale Martucci,
io stavo in mezzo. Poi c'era questo bagno separato dalla stanza e non funzionava bene la serratura, cioè era rotta. E allora aprì, dovevo bagnarmi, come le donne, no? Dovevo docciarmi, no? C'era una vasca da bagno, fra l'altro arrugginita, brutta. Aprì e vidi l'uccello di questo. Beh, Stefano, dovevi chiedere permesso. Comunque, se vuoi entrare, no! No. E poi successe una cosa inversa. Mi è invertito, quindi qualcuno vide. Qualcuno. Era un bagno in condivisione. Sì, quindi per quanto possa apparire assurdo, da lì cominciai a ricordare. E cominciai, purtroppo sì, per quello che i miei haters, il mio hater, continua a non capire un cazzo, perché mi conobbe in un periodo in cui ero già sfarfallato, già distrutto. E da allora, sì, sì, è vero, subì anche dei ricoveri psichiatrici, perché mentire, perché io non mentii, ma nessuno volle credere. Quando avvenne questa chiusura effettuata nei miei confronti. Ma lei ha conosciuto due ragazze, dice che ha conosciuto una ragazza nel 2003. Quindi vedete, tutto torna subito dopo la premiere. Ma dov'è questa ragazza? Posso vedere? No. Secondo me questo ci inventa le cose. E allora la diagnosi a mio danno fu, datami, disturbo delirante paranoide. Presto questo personaggio, molto in gamba, sarà radiato dall'alto. Perché? Perché sì. Visto il falò di Kino, è un tipo che fuma, un po' fumantino. Poi abbiamo avuto anche il famoso Fumanciù, deve essere interpretato anche da Bob De Niro in un film mai realizzato di Alex De Iglesias. Andate a controllare, sul web si trova tutto. Non si trovano naturalmente, no, materiale che va tenuto nascosto. Comunque, se non soffrite di moralismi, mi inviterò a casa mia, accenderemo lo schermo e voi vi accenderete di rabbia, perché penserete, ah, facile, tu cazzo. Ecco, cerchiamo di essere ironici, di sdrammatizzare quella che è stata una tragedia. Poi il gol di Zaccagni contro la Croazia ha ricordato a tutti il gol di Alessandro Del Piero. In quel periodo incontrai una, meglio non averla incontrata. Guardavamo tutte le partite assieme, poi lei andò a Milano. Ah, questa prima ragazza, non questa, la seconda, era di Trieste. Cannavaro che vinse il pallone d'oro, Del Piero, Gilardino, Del Piero, prima Grosso, cioè io Grosso, Fabio Grosso, e poi il colpo di fulmine. Chi non crede al colpo di fulmine è giusto che non vi creda, perché è brutto, quindi per lui non è mai venuto il colpo di fulmine e non c'è stato questo reciproco cambio di sguardi, non sguardi registici, sguardi sensuali. Quando uno si presenta, c'è uno, una lei, si guardano e dopo 5 minuti scoprono. Ok, questo si chiama colpo di fulmine o colpo di culo. Comunque che è colpo quello di Zaccagni. Vabbè, poi, che mi crediate o meno, nel 2019 mi trovo al Festival di Venezia, proprio l'anno di gioco. È stato un contatto, poi andai a Monaco come me, no? No, poi c'è stato il Covid. Poi c'è stato il coito. Beh, sì, è vero, quello che racconto. Comunque, poi renderizzerò un video a Falò, terminerò con Mr. Falò 4, che sarà una storia pornografica mista
Taxi Driver, a Paul Schrader, una storia schraderiana. Non voglio citare James Dean, quello di Gioventù Bruciata, ma la mia no, James Dean, pornattore, mi sta su cazzo quello. Citerò altri attori, citerò pornattrici, e sarà un gioco introspettivo di invenzioni lessicali mescolate a indagini psicologiche, a una detection nel vero senso della parola. Che delirio, sarà un delirio. Si andrà a parlare su Strade Perdute, La Donna che Visse Due Volte, Mulholland Drive, poi su una pornatrice in particolare, lì sarò fortemente concentrato, e poi ieri ho avuto un'illuminazione, citerò anche Shine, Red Room, citerò Blade Runner, che sapete, no? Le immagini, alcune riprese scartate di Shine per il finale, poi il finale alternativo, e sto allestendo il finale, che sarà quello definitivo di questo libro. Commissario che si risveglia da un incubo, o forse un sogno a occhi aperti, e quindi lui sognò, lui delirò, o la verità rivelò da Falò. Incognita, sarà un libro enigmatico, un libro evocativo, atmosfere che risveglieranno i vostri ricordi bloccati da me sbloccati. Poveri handicappati, il commissario purtroppo è un povero disgraziato, perché fu abbattuto da gente, e sì, e qui ci vuole la requisitoria come quella di Al Pacino di Santa Faum, che è come il muro di gomma. Inutile parlare se la gente non può sentire. Inutile la verità dire se la verità dagli altri viene smentita. Inutile aver allestito contro di me una farsa e dare a me la patente di uomo farsesco. Questo è pazzesco. Adesso lei sta esagerando, stia zitto lei, faccia di bene. Sono troppo vecchio, o forse ancora troppo giovane, per non potermi ribellare, chiedi. Che cazzo? Se ne sta lì? Fra l'altro, in questo Beverly Hills c'è sempre questo attore. Sì, il direttore. Senta, direttore del terzo. A me non interessa di Guglielmo Tell, di tua madre che lo prende con Otello. Che c'è? Sì, non lo sento, ma col nero. Che andava con Desdemona. E poi c'era Iago, che cercava sempre l'ago nel panino. Ha! E poi abbiamo avuto Riccardo Terzo, lei l'ha visto il mio film Looking for Richard, è uscita qui da questi video. Dovrei anche dargli interpretare King Lear. Prima dovevo interpretarlo per la regia di King. Di King? Stephen King? Ha! Sto scherzando. No, ho detto una stronzata. Per la regia di Michael Redford. Poi non si fece nulla. Io non ho mai interpretato il Pacino. Amleto, perché Amleto viene considerato giovane. In realtà Amleto è senza età. Viaggia, va di qua e di là. E la gente pensa, ma questo è pazzo. Forse in passato lo era, davvero, ma poi diventa lucidissimo e continua a inscenare la sua pazzia, così la gente pensa, ma tanto quello, come direbbero qui a Bologna, quello è uno smito, quello non capisce, invece lui capisce tutto, vuole capire e nel momento giusto te lo ficca in culo. Essere o non essere, questo è il problema. Se sia più importante vivere una vita rattrapita, dagli altri rapita, osteggiata o tenuta in ostaggio, o continuare nel viaggio, che non è un miraggio, e lasciarsi illuminare dall'amore, dalla poesia, dalla cinematografia. Quindi, adesso voglio arrivare al bacino di ogni maledetta domenica.
indispensabile. Quindi, o combattiamo adesso e siamo uniti come collettivo, o moriremo, asfissiati, soccomberemo. Sepolti vivi dalle persone magiche che non vogliono più marciare, che della mediocrità si vogliono accontentare, che vogliono nelle loro certezze stare e vogliono il falò fermare, bloccare, inibire, paralizzare, perché la verità vorrebbero che lui non dicesse e invece la vuole dire. Ha! Vuole vivere come cazzo gli pare, vuol fare quello che vuole, e se qualcuno disturberà ci sarà il commissario a ficcargli la luna. Ha! Wow! Mi è piaciuta la sparata? Ok, la prossima.